possono dunque aprire la loro sfilata le modelle della Sicignano Emanuele Management, e questa volta, la prima volta questa sera, esordiscono in che modo? Ma in costume. Eccole. Molto brave, molto concentrate, naturalmente vogliono il calore del pubblico dell'Uniclub. We were only home.
un vero e proprio inno alla bellezza quello che state vedendo. Io naturalmente mi scuso con le persone, anche con i nostri telespettatori che sono a casa, se purtroppo non sono pronto col microfono, ma non è colpa mia naturalmente, e voi per questo mi scuserete. Dobbiamo dire che questa sera stiamo assistendo a un vero e proprio inno alla bellezza, perché avete visto come l'agenzia di Emanuele Secignano, la Emanuele Secignano Management, ha prodotto delle modelle davvero straordinarie. Le abbiamo viste in costume, fra poco le vedremo con i sontuosi e sublimi abiti di Teresa Maiulo. Intanto noi ci godiamo un altro momento di canto, di musica, che come è noto è sempre molto interessante, sempre molto gradito. Questa volta viene qui in passerella noto cantante, molto bravo, molto conosciuto, molto ammirato, molto apprezzato, che è Manuel. Accogliamolo con un applauso. Wardamon Fatch ci farà sentire Manuel. Potete ammirare, molti di voi già lo conoscono, la sua bravura, la sua arte e soprattutto la sua voce. Buonasera a tutti. Segreteria, cosa vuoi per cena? Sono a casa di mia zia. Dire che va bene è soltanto ipocrisia. Nei vestiti di silenzio e di monotonia. Volevo proporre un applauso per Emanuele Secignano e anche per questa bellissima struttura che
una bella cosa stasera, veramente siamo in tanti e sono felicissimo di essere qui, anche perché tu lo sai, ogni manifestazione ti trovo sempre e ti trovo sempre in forma. Ok, ci vediamo dopo, dai, ciao! Sei in forma naturalmente con la tua voce che è sempre sublime, è sempre penetrante, e noi adesso, prima di riascoltare la straordinaria Danny Rosi, non diciamo un fuori programma, ma sicuramente era in programma, ma un momento di simpatico, di fra virgolette piccola ma comunque altissima moda, i nostri piccolissimi modelli. Che fanno, Donnarumma? Che fanno? Aspettano la musica, naturalmente, è certo. Eccoci qua dunque per richiamare sulla passerella del Noni Club la bellissima e soave Danny Rosi. Questa volta ci farà ascoltare Non te credere. No, Non te credere. Vai, regina. Ciao Danny. Che vuoi? Non attaccare, ti prego. Volevo spiegarti cosa è successo tra di noi. Non è vero niente quello che ti hanno detto. Tu lo sai che ti amo. Non ti prego. Piglio tu pure regalo che tenga stivato, ma donna già fa. Fanno sta sulla mano dove volevo bene, muorta fermi. Stile abbracciato insieme a che lato non la ritornzere ho sbagliato e l'indenne è bruttato e attacco di prego non voglio parlare uomo famace ma cerca scusa senza dubietà e
se non era domenica una scusa, cercare di capirsi con me c'è cammino, e in cielo non mi accorgevo che un attimo prima era stato con te. Molto sentimentale, molto ecco, molto penetrante. E Dani Rose, che qui nel napoletano conoscete molto bene, naturalmente è conosciuta un po' ovunque. Ed ora, in attesa che le nostre modelle, coordinate da Cipriano Donnarumma, fotografate da Belfast e soprattutto vestite da Teresa Maiulo, noi chiamiamo il patron della manifestazione, che è Emanuele Sicignano. Accogliamolo con un applauso, con il suo caratteristico foulard. Buonasera Emanuele. Allora, la serata procede benissimo, l'ambiente è molto soft, la location dobbiamo dire che tra le migliori. Purtroppo Alberto Cerco se n'è andato, che è il patron di Europa Continental, Miss Continental, e invece tra l'altro tiene anche ha avuto la presidenza dell'Europa Fair Week, che è molto molto importante e che porterà in giro per la Campania. Ecco, questa sera sono più modelle, sono tutte belle, dobbiamo dire. E come mai, come è avvenuta la selezione di questa sera? Allora, praticamente questa era un pizza fest che noi dovevamo fare al Porto Grande di Portici, come lo facciamo ogni anno, che ci sta una settimana praticamente di eventi, e noi avevamo questa data. È stata spostata due volte per problemi praticamente di permessi tramite la capitaneria, dato che avevo rimandato già due volte. Per una questione di correttezza ho fatto lo stesso l'evento, grazie a Nilo, che è il proprietario di questo magnifico posto, facciamo un applauso, un ragazzo eccezionale che si è messo subito a disposizione e giustamente mi ha dato la disponibilità. Le ragazze l'anno scorso a Porti c'erano 56, dove c'erano circa 1.000-1.500 persone al porto. Questa sera siamo un po' di meno, ma sicuramente molto calorosi. Ringrazio tutti quanti i genitori, i parenti e i ragazzi che hanno accompagnato queste splendide modelle e fanno i sacrifici. Scusatemi per l'orario che abbiamo iniziato, purtroppo preparare 40 ragazze non è semplice. Dobbiamo fare un ringraziamento e un applauso anche ai parrucchieri e giustamente alla truccatrice che hanno fatto questo lavoro. Poi inoltre questa sera ci sono tanti amici, che sono tantissimi. Tu hai nominato prima Alberto Cerco, mio caro amico di Miss Europa Continental. Qua questa sera ci sta Umberto, che rappresenta la campagna di Miss Europa Continental. Chiamiamo prima Liborio D'Urso con un grande applauso, patron di Miss Magna, il mio amico Liborio. Liborio ha cambiato però lo scheletro dei suoi occhiali, eravamo abituati a vederlo con l'altro tipo di lenti, ecco, di occhiali. Adesso invece, come mai Liborio hai cambiato? Sei più giovane? Diciamo che cerchiamo di essere più giovani, cerchiamo, oramai abbiamo superato il mezzo secolo. Mi sovveniva una battuta, mi pare di capire che non si trova il patron di Miss Europa, forse perché di questi tempi parlare di no? Certo, sono d'accordo con te, sono d'accordissimo con te. Purtroppo capirete, le bizze, l'audio fa le bizze, nonostante il nostro, questo cantautore è molto bravo e tu lo hai suggerito a Emanuele. Sì, in effetti Manuel, che io continuo a chiamare Ciro, che è il vero nome, mi perdonerà se dico questo suo piccolo segreto,
è bravissimo. Un accenno particolare vorrei farlo invece alla presenza femminile, alla voce femminile di stasera, che ho avuto il piacere di ascoltare la prima volta, che effettivamente, insomma, chi meglio di te poteva illustrare quelle che erano le sue qualità, sia tenore sia fisiche, che in questo contesto, insomma, non è che siano male. E permettimi un altro accenno a un mio pupillo, Gianluca Festico, insomma, che è un giovane che stiamo crescendo. Stasera dicevi, insomma, che ci sono vari amici, ma ce n'è pure un altro, magari sei qui, dopo gli facciamo già un applauso, Pasquale Capasso di Miss Plumare, un altro concorso nazionale con cui collaboriamo molto spesso. E rubo ancora due minuti ai signori, anche perché dobbiamo perdere un po' di tempo magari di capire perché le ragazze si stanno preparando, per parlare di Miss Magma. Miss Magma è un concorso regionale, sono 10 anni, dall'anno scorso oltre a Miss Magma abbiamo Mister Magma, e invito naturalmente le ragazze, i genitori, tutti quelli che ci vogliono venire a trovare. Il 24 saremo a Sant'Annaro, provincia di Caserta, il 26 invece a San Valentino Torio alla festa della pizza, e il 30 a Visciano di Nova. Non vi rubo altro tempo, lasciamo spazio e passerella alle ragazze, grazie. Allora, poi voglio salutare anche Mauro della Cimardi, grazie, buonasera, facciamo un applauso a Mauro, un altro amico organizzatore di eventi, Pasquale Capasso che ha citato prima, un altro caro amico, si è perso Umberto di Mister Rock. Vi auguro buon proseguimento, buon divertimento a Sergio. L'unico accenno facciamo domenica, voglio dire solo del grande evento che facciamo ad Agropoli, una location bellissima, il Saracino, 50 anni di storia, faremo un grande defile di moda dove saranno presenti anche tanti politici. Giustamente, forse avremo il piacere di avere De Luca, il presidente della regione, insieme a Franco Alfieri, sindaco di Agropoli, e quindi chiunque si trovasse nella zona di Agropoli, il Saracino, non perdete questo grande appuntamento. Grazie e buonasera a tutti. Grazie. Sentiremo anche dopo, e ora possiamo vedere la prima uscita in abito corto della stilista Teresa Maiula. Poi naturalmente da uno stacco, da una sfilata all'altra, sentiremo ancora i nostri ospiti canori. Ma ora diamo il via alla prima uscita in abito corto.
facciamo un applauso. Le prossime tappe della vostra organizzazione. Innanzitutto buonasera a tutti, e la prossima tappa è proprio domani, la terza tappa provinciale a Cocos Comizzano Napoli. E niente, ringrazio sicuramente Emanuele perché ci ha invitato a questo bellissimo evento dove c'è tanta bellezza, le ragazze ovviamente si devono divertire prima di tutto. E niente, mi dispiace di questi inconvenienti, magari vabbè, è bello della diretta, possono succedere. E niente, buonasera a tutti. Lui non vuole parlare, già prima in televisione fa il silenzio stampa. Voglio aggiungere io su Umberto, non parla ma fa i fatti perché è un grande organizzatore, facciamo un applauso perché è molto bravo, è bravo e preparato. Ma l'ultima cosa, solito chi non parla fa i fatti. Allora l'unica cosa, vi lasciamo di male ragazze, lo so stiamo parlando un po' troppo perché così non prolunghiamo la serata, vi auguro un buon proseguimento a tutti e grazie. Buonasera a tutti. Anche perché poi gli amici che ci stanno seguendo in televisione, poi non sapendo retrocedere, dice ma di che parli? E allora noi ritorniamo a chiamare il pupillo di Liborio D'Urso, e cioè Gianluca Festino, che ha una voce tutta frizz, tutta particolare. Accogliamolo dunque con un applauso, molto più bravo come cantante che come fonico, dobbiamo dire. Non si vedono, ma ha degli occhi verdi straordinari. Grazie. Se avessi fatto notte, che ne hai fatto a me? Stroma d'avessi accesa, e voi sapete perché. Femmina come te non c'è una stavanona onesta come me. Femmina, tu sei una mala femmina, c'è fatti ghiare la grama infamità. Femmina, se tu vecchi la vita e tu se cade l'anima non posso cercare. Oh,
grazie. Allora, l'omaggio al grande Totò, al quale va un applauso naturalmente. Però volevo domandare, resta qui Gianluca, quando Liborio D'Urso sceglie un cantante per Miss Magma e Mr. Magma, lo fa in maniera appropriata, opportuna, spigolosa, perché lui è uno che tiene molto al suo concorso e lo rende sempre vivace e spettacolare con la musica, al quale dà molta importanza. Però io vorrei chiedere al pubblico, se è attento, mi dovete dire sì o no se dico una fesseria o meno, l'acuto di Gianluca è un po' alla Gigi D'Alessio? No! È meglio! Allora, la dicono di no, la dicono è meglio. Tu ce lo faresti senza la base, un piccolo acuto? Non ti posso scordare! Allora, chi ha detto no dovrebbe pagare il caffè. A parte gli scherzi, complimenti a Gianluca, bravissimo, dobbiamo dire, bravissimo, complimenti. E devo dire complimenti anche a Liborio D'Urso, che dunque è stato capace di trovarti alle levarti. Ci vediamo dopo, grazie Gianluca. E ora richiamiamo, io sono un fan di Manuel, richiamiamo Manuel qui perché ci canterà L'inferno che sei. Lui è abituato, dov'è Manuel? Scomparso? No, è qua, eh? Eccolo qua. Lui è abituato a tenere piazze molto molto... Stasera il tono è un po' più soft, però è vero, ce la caviamo. Ok, va maestro, vai. Fai sparire questo tuo finto amore, lascia stare, sei stata un'illusione, brava, ma ho scoperto il trucco, doppio gioco io, lui e te. Fammi dire soltanto due parole, si cattiva, e adesso devo andare, devo stimata con la non può nemmeno ma fermare. Dentro i tuoi occhi c'è il male che fai, tocco di carità l'inferno che sei, il fuoco che c'è che con l'acqua non si spegne, resta eterno, tu bruci dentro. Non parlare, fai più bella figura, non credo, raccontaci la notte, non scherzare, un favore per l'amore, tutto una regalata, prima o poi farai più male a te.
ok. Ti lascio solo e ti aspetto. Va bene, vai. Allora, dopo Emanuel, noi abbiamo ancora qualche minutino da perdere, perché le ragazze per la seconda uscita devono ancora vestirsi. Allora, vedo questo giovane, vieni qua. Allora, sei qua come, vieni avanti. Sei qua come fidanzato, geloso, come fratello, come familiare, come sei? No, come sei invece fidanzato. Non geloso? No. Ci credete? Sì, sì. Come ti chiami tu? Giovanni. Di dove sei? Airola. Airola, provincia di Benevento. Sì, infatti la ragazza abbiamo intervistato prima nel backstage. Ecco, catapultato qui in questa realtà, se dovessi subito dare un giudizio, cosa diresti? Vale, ragazzi, tutto, che è tutto molto bello, che è tutto un altro panorama. Certo, grazie, complimenti, tutto ok, grazie.